questo per dire anche alla Juaniti perché poi quelle multe sono state, come dire, la benzina sul fuoco, no? Perché le persone che arrivavano a fare quella manifestazione ci arrivavano con quel dolore addosso, quella difficoltà addosso. Tante volte in queste settimane Girolamo La Juaniti mi hai detto una cosa tu. Mi hai detto abbiamo paura perché poi diventiamo noi, diciamo, il bersaglio della rabbia sociale. Sappiamo che questo è il grande rischio di questo momento, no? Quante volte ce l'hai detto in trasmissione? Ebbene, ieri io, all'inizio della trasmissione, ho visto una sorta di trailer di quello che può accadere. Sono persone per bene queste, e però erano arrabbiate, ma tanto arrabbiate, appunto. Soraya piangeva, altre urlavano, perché è stato questo il cortocircuito di ieri. Ci tenevo che lei raccontasse la sua storia per farvi capire cosa deve fare una mamma che ha sempre lavorato, si è portato lo stipendio a casa per i figli e non se lo trova più in tasca. Fa veramente fatica a trovare un equilibrio. La Juaniti poi sente naturalmente migliore Garavaglia. Sì, io mi permetto di prendere un paio di minuti anche per rispondere ai miei figli, a mia moglie, che ieri quando hanno visto quelle immagini anche loro mi hanno chiesto perché. In premessa una cosa, che le commesse dei negozi che oggi sono chiusi, i camerieri dei ristoranti che oggi sono chiusi, sono le mogli e figli di tantissimi poliziotti. Questo lo dico perché nessuno pensi che questa crisi ha gruppi contrapposti o gruppi o persone che non vivono il dramma. Le famiglie dei miei poliziotti hanno le entrate spesso ridotte del 50%. Ieri noi abbiamo assistito a una manifestazione pacifica, a una manifestazione fatta da gente per bene, a una manifestazione di persone che chiedevano aiuto allo Stato e dallo Stato si sono viste dare una multa. E quindi io comprendo lo sdegno, il dolore, però c'è un aspetto su cui credo sia giusto riflettere, e cioè che, giusto o sbagliato che sia, c'è una legge in questo momento che senza se e senza ma proibisce le manifestazioni. L'hanno detto le persone, stavamo manifestando pacificamente. Ora, giustamente, perché è una domanda legittima, qualcuno ha chiesto perché non avete utilizzato la discrezionalità. Perché la discrezionalità si può applicare quando la norma consente di utilizzarla, quando dà all'autorità la possibilità di valutare in base a determinati elementi. Ecco perché, giustamente, secondo me, quando hanno detto ma saremo in quattro, la discrezionalità consente di non interpretarla come una manifestazione. Con dolore, perché questo glielo posso assicurare perché ieri sono stato a lungo con tanti colleghi di Milano, con dolore, con autentico dolore, perché c'erano persone che conoscevano bene, i poliziotti sono stati costretti a fare quello che la legge impone loro, e se non l'avessero fatto non avrebbero utilizzato la discrezionalità, avrebbero fatto un gesto di arbitrio, cioè avrebbero deciso a chi non applicare una norma. E quando si chiede a una forza di polizia di decidere a chi applicare le norme e a chi no, in base a una loro valutazione che la legge non permette, si innescano una serie di conseguenze che rappresentano un pericolo per la democrazia. Fortunatamente il sistema giuridico consente un ricorso, tra l'altro anche senza il bisogno necessario di un legale, perché sarà l'autorità prefettizia. Ecco, no, questo è il tema, posso che garantire, diciamo... Io posso garantire che il nostro capo, il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, ci è stato vicino, ci ha dato le indicazioni, ci sta dando delle direttive proprio improntate al buonsenso, e proprio per evitare che i suoi uomini diventino il parafulmine di queste crescenti tensioni sociali. Era quello che anche da lei ieri diceva la dottoressa Ghisleri. Allora, si fermi un attimo solo, perché